Io conosco Elisabetta per un lungo, ormai consigliere degli incontri settimanali, al nostro disco del caffè, e quindi riesco ad andare anche oltre la poesia, dietro la persona, nel suo muoversi, nel suo essere. E allora c'è una malinconia composta, rassegnata di fronte alle sofferenze della vita, che non muore mai, perché ha detto anche la tradizione della nostra, non vinta, cioè tra la speranza e l'amore. E lei ha una capacità notevole di intuire immediatamente il senso delle cose, la teoria, quindi una sensibilità eccessiva che deriva da una sapienza, da una saggezza acquistata, soffrendo e studiando. Quindi è una personalità complessa, la quale riesce poi a dare della poesia una delicatezza in quello di farfalle, che uno vede in continuazione, perché effettivamente lei, tutta la sua persona, non è altro che una delicatezza anche nel modo di criticare, è una delicatezza direi eccezionale. Quindi io approfitto in questa occasione per ringraziarla, non solo per le cose che ha scritto, ma delle cose che, dei consigli e delle critiche che fanno nel circolo. Dalle parole di Tommaso Gatti, che è uno dei componenti dei Poeti al Caffè, il nostro circolo che si riunisce ogni mercoledì. Lui ha fatto un ritratto mio commovente, quindi lo ringrazio perché è complimentoso e non lo so, veramente capisco che mi vogliono bene, e questo mi lascia tranquilla, perché come ho detto anche in un evento svolto di copertina, non so se l'avete letto, ogni giorno varo una barca senza destinazione. La mia destinazione è sicuramente la poesia. La giornata non so come vada, però una giornata senza poesia per me sarebbe inutile, perché lo hanno detto in parecchi filosofi, scrittori, menti eccelse, che là dove non arriva la speculazione filosofica può arrivare la poesia a comprendere il mondo, a cercare di darsi delle spiegazioni. Quindi, ritornando ai Poeti al Caffè, io ho il compito di fare il critico letterario e di cercare proprio di scavare nelle poesie che ascolto quale sia l'ispirazione e quale sia la bellezza improvvisa che io riesco a sentire dei miei amici colleghi. Allora, Tommaso ha detto che sono delicata, è vero, io non voglio stroncare nessuno, perché secondo me già il fatto che qualcuno arriva con in mano una poesia significa che ha una sensibilità particolare, che ha un sentimento da esporre, che ha un qualcosa da dire nel mondo della spiritualità. Il contrario della scienza, è vero, forse ormai siamo in un mondo digitale, siamo in un mondo che non ama troppo la poesia, però a quanto pare tutti siamo schiavi, teneramente schiavi, di questa abitudine, di parlare, di investigare su noi stessi e sugli altri. E quindi a questo proposito io devo soltanto ringraziare le persone che hanno parlato per me. Luciana ha fatto una tessitura che ancora mi commuove. Anna Maria ha sintetizzato quello che ho voluto dire al tempo stesso facendo un'analisi estetica. Non parliamo di Rosa, Rosa è un ineguagliabile regista, una critico letterario di grandissimo valore, che ha analizzato la mia anima, devo dire. In ogni poesia sono andati tutti a fondo di quello che io volevo dire e sono lietissima di essere stata compresa, perché sono riuscita a tirar fuori delle sfumature che forse neanche io conoscevo di me stessa. Quindi sono stata fortunata a questo tavolo. E poi non parliamo della lettrice poetessa, che è stata veramente chiara nell'esprimere quello che volevo dire io con quelle sue pause, con quel suo discorso chiaro. Quindi non posso altro che ringraziare, sono stata fortunatissima ad avere intorno queste persone, e quindi mi auguro che tutti, leggendo il mio libro, conservino a casa un pochino di me. Vi ringrazio tanto.
anche la nostra lettrice oggi vuole dire qualcosa. Niente, ringrazio Elisabetta per avermi consentito di volare insieme a lei su queste farfalle. Le cose che mi colpiscono sono state anche i punti fermi della mia vita e lo sono ancora: l'amore, la speranza, il sogno. Il sogno vivifica veramente la nostra esistenza. Senza il sogno, senza una progettualità, senza l'immaginare un nostro futuro, ditemi, cosa rimane? Il sogno e la speranza che ha guidato nell'ultimo mio triennio tutta la mia persona, combattendo una lotta difficile, quasi impossibile, ce la stiamo facendo. La speranza, che è anche però la luce che ci viene dal cielo, dall'alto, quell'alto che è sopra di noi e che ci guida verso l'alto. E l'amore. L'amore è stata la bussola della mia vita. È la bussola della mia vita. Tutto quello che compio, tutto quello che faccio nel quotidiano, nel lavoro di insegnante, che ho svolto con una passione eccezionale, ha parlato anche quello di amore. E lo ritrovo ogni volta che incontro i miei alunni, che sono oggi padri e madri, forse qualcuno, anche giovane nonno. Grazie Elisabetta per questa opportunità. Sono entrata mettendomi sulle ali di queste farfalle, sono entrata piano piano nella tua anima, condividendo tutto quello che dici. Grazie. Cominciamo dai poeti al caffè, sono tanti, sono venuti e sono i miei colleghi. Dalle amicizie recenti, per esempio con tutta la comitiva di Marcella Croce di Grandis, tante persone care che sono venute ad ascoltarmi. Poi ci sono i componenti del Centro Trilussa, proprio mi avete commosso, c'è il presidente del Centro Trilussa, Porfirio Grazioni. Quindi la cosa mi riempie veramente di orgoglio, di passione e vi ringrazio, grazie. Io volevo dire una cosa che non mi spiega. Mi aspettavo che mi disse qua Porfirio a dire qualcosa, ce la dici?